Ciao ragazzi, come sempre Never Give Up, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Geo Fitness. Questo è un video al femminile perché oggi voglio parlarvi di come tornare ad allenarvi dopo aver avuto una gravidanza, quindi dopo aver partorito o nei primi mesi quando il bambino è piccolo. Certamente molti di voi non avranno tempo, hanno poche possibilità di andare in palestra e quindi vi faccio vedere alla fine di questo video anche una sequenza di esercizi semplici da poter fare a casa tranquillamente senza il bisogno di alcun attrezzo. Mi chiamo Giove Trano. Questo video mi è stato ispirato da una serie di commenti che ho letto sulla mia pagina di Facebook che si chiama Fitness Italia. Se ancora non la conoscete, andate a darci uno sguardo perché ogni giorno posto foto di questo tipo con dei messaggi alcune volte motivazionali, qualche altra volta un po' tecnici. Ma la cosa che mi ha colpito, oltre ovviamente ai commenti, perché queste sono tutte fitness model, e qualche volta posto anche delle foto di fan della pagina che magari dopo essersi allenati vogliono mettersi alla prova mostrandosi per capire anche i commenti di chi guarda. Qualcuno magari in forma anonima, qualcuno magari chiede proprio espressamente di mettere il nome. Ma al di là di questo, ci sono commenti positivi: brava, ti sei allenata bene, si vede che stai ottenendo risultati, grande fisico. Ma poi altri che guardando queste foto dicono: è troppo muscolosa, addome è troppo definito, sembra maschile, maschio, ha perso ogni tratto di femminilità. E questi sono dei pareri del tutto soggettivi sui quali non voglio disquisire. Si vede che sono persone che si allenano, però ovviamente possono piacere o meno. Tenete conto che una donna che fa una gara e che quindi vedete con questo addome estremamente definito, con questa gamba estremamente muscolosa e definita, quando sono off season, ovviamente diventano un po' più morbide nelle forme, quindi acquisiscono quella femminilità, secondo alcuni dei vostri commenti, che magari più piace alla maggior parte di chi guarda questo video. Ma al di là di questo, io volevo sottolineare invece un'altra tipologia di commenti, quella delle donne che, non so, forse mosse o dall'invidia o dalla reale voglia di fare qualcosa e non ci riescono, dicono: sì, queste però sono tutte ragazzine che nella vita fanno solo quello, non hanno figli, non hanno mariti e quindi naturalmente dedicano la loro vita a quello. Potrebbe anche essere, anche se molte di loro hanno avuto dei figli, hanno naturalmente avuto un aumento di peso e dopo qualche mese, dopo il parto, sono ritornate nello stesso stato iniziale. Questo perché? Perché si sono sempre allenate. Questo perché? Perché hanno curato l'alimentazione, che naturalmente diventa fondamentale da controllare, perché non è vero che bisogna mangiare il doppio, bisogna mangiare il giusto. E consideriamo che, ma molti lo sanno, l'aumento dei chili durante una gravidanza dovrebbe oscillare tra i 9 e i 12. Molti invece aumentano molto di più e nella maggior parte dei casi perché si è mangiato troppo, ci si è lasciati andare un po' troppo. Poi tornare indietro lì diventa molto complicato, soprattutto se la genetica ci rema contro, soprattutto se abbiamo poco tempo. Ma allora, il tempo c'è o non c'è? Questa è la domanda. Ora, non voglio girarci troppo intorno perché voglio farvi vedere subito la sequenza di esercizi che potete fare e che vedrete tra poco. Ma ovviamente io vi dico che capisco che il tempo è poco, che avrete da fare, che sarete stanchi perché la notte magari non dormite, perché il bambino non vi fa dormire, o che comunque durante la giornata siete indaffarati a stare con lui che piange, eccetera. Questo lo capisco. Però è anche vero che se si ha la ferrea volontà di volersi vedere meglio allo specchio, il tempo lo si trova, magari affidando il bambino per un'ora ai nonni, oppure alternandosi col marito, magari quando torna dal lavoro potete andare voi in palestra, o magari potete allenarvi a casa durante i pisolini pomeridiani. Sarebbe un'idea farlo 3 volte a settimana, non credo sia tanto da dedicare anche una mezz'ora a voi stessi. Detto questo, c'è da fare una differenza tra le persone che non si sono mai allenate e le persone che invece si sono sempre allenate e vogliono ritornare. Quelle che non si sono allenate, a me dà tanto che diciamo, non trovare tempo è una scusa plausibile che va a rafforzare la loro scarsa volontà di allenarsi. Hanno sempre trovato scuse, a maggior ragione dopo il parto hanno una scusa valida. Chi invece si è allenata da sempre, naturalmente capisco il fatto di vedersi diversamente allo specchio, vedere il proprio fisico cambiato, e quindi vorrebbe riacquisire una certa fisicità, tonicità,
e vorrebbe farlo. Ora vi do gli strumenti per incominciare, ma naturalmente chi si è sempre allenato, quando vedrà la sequenza dopo qualche settimana, diciamo, sentirà di voler spingere di più. E magari però questa sequenza può servire per riprendere gradualmente, senza essere eccessivi e senza Facciamo un passo sparare. indietro prima di vedere la sequenza. Diciamo che durante i 9 mesi della gravidanza, nei primi mesi, ti puoi allenare tranquillamente, perché se non ci sono problematiche lo puoi fare, magari senza caricare eccessivamente. Quando più si avvicina il parto, naturalmente le cose diventano un po' più complicate. C'è chi si allena sempre come le fitness model, però a mio avviso è un rischio inutile. Puoi fare qualcosa di un po' più blando, senza cessare totalmente la tua attività. Se non ti sei mai allenata, magari affidati a qualche professionista o magari frequenta un corso preparto, perché sono certo che questo aiuta tantissimo proprio durante il parto. Ma se ti sei sempre allenata, cerca di farti seguire da un personal, perché magari lui sa dove puoi spingerti e dove invece devi fermarti. Ma nel frattempo vi rubo qualche secondo per dirvi: lasciate un like se questo video vi sta piacendo, se l'argomento vi interessa, cominciate a seguirmi su questo canale se ancora non lo fate, inoltre attivate la campanella, fondamentale, perché così verrete avvisati con una notifica tutte le volte che posterò i prossimi video. Inoltre, vi lascio la mia mail che è joefitness910@gmail.com se volete delle info circa il coaching online o se magari volete suggerirmi delle tematiche da trattare nei prossimi video. Seguitemi sui social che state vedendo sopra impressione, quindi Instagram, Soluzione Joefitness e Gio Ametrano, su Twitter e anche ovviamente su Facebook. Ma adesso è arrivato il momento, guardate il video e poi ci vediamo per le conclusioni finali. Ora vi farò vedere qui, senza nessun attrezzo, gli esercizi che potrete fare anche voi a casa se non avete il tempo di andare in palestra. Naturalmente sono esercizi molto semplici, non ho inventato nulla di nuovo, ma per darvi qualche spunto ne faccio qualcuno. L'ideale sarebbe partire gradualmente, soprattutto per chi non si è mai allenato e vuole iniziare. Quindi significa prendersi più tempo di recupero tra un esercizio e l'altro, fare dei movimenti più blandi e magari ridurre il numero di ripetizioni. Ora farò tutti gli esercizi da 10 ripetizioni e chi è più allenato potrà magari spingersi col tempo a 15, anche a 20, anche se è abbastanza complicato, cercando di ridurre al minimo il numero di secondi tra un esercizio e l'altro. L'ideale sarebbe fare 0 recupero fino alla fine del maxi circuito. Ora vi faccio vedere. Partiamo ovviamente dall'addome. 10 crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi lo squat ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Push up. Il push up che io vado a fare in questo modo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se non riuscite a farlo, lo potete fare sulle ginocchia. Quindi questo movimento. Un po' più semplice, se ancora non riuscite a farlo potete mettervi sulle ginocchia e un rialzo, quindi non so, dei libri, potete quindi appoggiare le mani sui libri e ci riuscirete con tempo. Il plank, quindi rimaniamo in questa posizione, magari 15 secondi per iniziare, poi col tempo arriviamo a 30. Facciamo degli affondi in avanti, quindi in questo modo, 1, alternato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi sono 5 per gamba e andiamo su quelli posteriori. 1, 2. Qui sento lavorare molto la gamba ma anche il gluteo. Esercizio sempre per i tricipiti, che è la parte più dolente delle donne. Quindi ipotizzate un rialzo, posiziono le mani in questa posizione e vado giù. Ancora esercizio per l'addome, quindi lavoro sulla parte bassa, quindi questo movimento, classico crunch reverse, alzando soltanto un pochino la parte del bacino dal pavimento, quindi non facciamo questo che non serve a nulla. Lavoriamo ancora per i glutei, gambe larghe, schiena a terra, alzo, scendo, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Se vogliamo lo possiamo fare a gambe chiuse, la stessa cosa o con una sola gamba. Quindi lavora con più intensità la parte del gluteo interessata. A questo punto, diciamo, possiamo dire di aver fatto già un buon lavoro. Facciamo il primo circuito,
Se ci riusciamo ne possiamo fare due e ne possiamo fare anche tre. Alla fine di ogni circuito sarebbe preferibile fare 5 minuti di sit-back se ce l'abbiamo. Possiamo fare un minuto di jumping jack. Possiamo fare un minuto di saltello sul posto in questo modo. Insomma, possiamo fare un lavoro aerobico, non rimaniamo fermi o quantomeno cerchiamo di seguire il ritmo che ci detta proprio il nostro corpo. Nel tempo dobbiamo ovviamente aumentare l'intensità, quindi come vi ho detto prima, aumentiamo la velocità, aumentiamo il numero di ripetizioni, riduciamo il tempo di recupero e facciamo magari un circuito in più. Attenzione però, perché poi dopo un certo periodo, se riusciamo a essere costanti, se riusciamo a fare questo lavoro due, tre volte a settimana, dobbiamo intensificare con qualcosa di diverso, con esercizi che poi vedremo magari su un video che vi posterò più in là. Spero che questo video ti sia piaciuto, che attraverso le mie parole riesca a trovare la motivazione necessaria per ricominciare o semplicemente per incominciare la tua attività fisica e trovare la soddisfazione di vederti meglio allo specchio, perché non c'è nulla di meglio che essere soddisfatti di se stessi. E ricordate che, come sempre dico, una strada può anche essere breve, ma resterà sempre infinita se per pigrizia o per la paura di fallire non si fa mai più un passo.